vita a volte è ingiusta, non è vero? Guarda me, beh, io non diventerò mai re. E tu, amico mio, domani non vedrai sorgere il sole. Addio! Tua madre non ti ha detto che non si gioca con il cibo? Che cosa vuoi, Zazu? Sono venuto qui per annunciare l'imminente arrivo di re Mufasa, quindi è meglio che trovi una buona scusa alla tua assenza alla cerimonia di questa mattina. Con le tue chiacchiere, Zazu, mi hai fatto perdere il pranzo. E perderai molto di più quando il re verrà a fare i conti con te. È infuriato come un ippopotamo con l'ernia. Oh, sto tremando di paura. Avanti, Scar, non guardarmi in quel modo. Aiuto! Scar! Mollalo! Un tempismo impeccabile, vostra maestà! Ma guarda, è proprio il mio fratellone disceso dall'Olimpo per mescolarsi con i comuni mortali. Sarabia ed io non ti abbiamo visto la cerimonia questa mattina. La cerimonia era questa mattina? Oh, quanto sono desolato! Deve essermi passato dalla mente. Beh, per quanto la tua mente possa essere sfuggevole, tu dovresti essere stato in prima fila. Beh, io ero il primo della fila, finché non è nato quel micio spellacchiato. Quel micio spellacchiato è mio figlio, è il tuo futuro re. Oh, dovrò perfezionare la riverenza. Non voltarmi le spalle, Scar. No, forse tu non dovresti voltare le spalle a me. Mi stai sfidando? Calma, calma, non mi sognerei mai di sfidarti, no? E peccato, perché no? Beh, per quanto riguarda la materia grigia, ne ho sufficienza. Ma quando si tratta della forza bruta, lo sai, temo che l'impronta genetica sia piuttosto carente. Oh, sire, ce n'è uno in ogni famiglia. Riescono sempre a rovinare le occasioni speciali. Che cosa devo fare con lui? Beh, potrebbe essere un ottimo scendiletto. Zazu! Ma pensi, sire, potrebbe lavarlo, fare tutto quello là che vuole, perché no?